Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torna un nuovo format che so che molti di voi apprezzano tantissimo, quello dei consigli. Oggi infatti andrò a consigliarvi 5 manga autoconclusivi da leggere secondo me. Sono molto felice di riproporvi questo format che avevo anche riproposto alcuni mesi fa. Andremo poi a vedere successivamente anche alcuni consigli sui manga brevi, sui manga medi e anche sui manga lunghi. Questi video so che li apprezzate sempre tantissimo, soprattutto perché per i manga autoconclusivi, quindi quelli a volume unico, c'è sempre una grandissima richiesta. Spesso mi chiedete quale manga valga la pena leggere, quindi spero con questo video di mettervi un po' di curiosità sui titoli che vi andrò a presentare. Ho cercato di mettere 5 manga, tutti di diverso tipo, così che ogni persona possa trovare il manga perfetto per sé. Mi raccomando, fatemi sapere anche nei commenti quali sono i manga autoconclusivi più belli che voi abbiate mai letto. E altra cosa importante, vi ricordo che in questo video andremo a considerare solamente l'edizione italiana, quindi non importa se in Giappone il volume abbia magari 2 volumi, io vado a considerare solamente l'edizione uscita in Italia, quindi se ha un volume considererò quella. E direi di partire dal primo consiglio. Il primo manga di questo video è La processione funebre di Kei, manga Josei scritto da Maki Kusumoto. Ce la propone Star Comics in una bellissima edizione. Per chi non lo sapesse, Maki Kusumoto è anche l'autrice che ha ispirato lo stile di disegno di Hayazawa. Infatti La processione funebre di Kei ci presenta uno stile molto simile a tratti, ma soprattutto ci presenta un bellissimo stile gotico. Un manga stilosissimo che va a giocare benissimo sul bianco e il nero. Vi faccio vedere qualche esempio di tavola prima di spiegarvi effettivamente che cosa sia La processione funebre di Kei. Questo lo vado a consigliare soprattutto a chi stesse cercando una storia articolata su diversi piani, con una grande dose di mistero. Riesce a presentarci un caso molto interessante, dato che la storia appunto si apre con questa processione, o almeno il funerale del signor Kei. C'è tutto poi un mistero che avvolge il condominio e i personaggi che abitano in questo condominio. Il perché di questo mistero ci verrà presentato appunto nelle pagine finali. È un volume autoconclusivo che riesce a sbalordire il lettore, soprattutto perché ci presenta diversi colpi di scena e va ad analizzare anche molti temi significativi, tra tutti quello dell'abuso di droghe e anche della depressione. Manga che ho trovato anche molto psicologico per come riesce a presentarci i fatti e per come riesce a indagare sulla personalità dei nostri personaggi, soprattutto quella del protagonista. Vi ricordo che un manga scritto nel 1994, non posso che consigliarvelo, soprattutto se state cercando una lettura un po' diversa dal solito e non sapete bene che cosa recuperare. Qui di fronte avete un volume che può stupirvi davvero tantissimo. Mentre cambiando un po' target di manga e cambiando anche genere di manga, passiamo a Manga Seinen. Questo è uno dei volumi autoconclusivi, uno dei volumi unici più belli che abbia mai letto. Vi sto parlando di Al tempo di papà di Jiro Taniguchi. Anche in questo caso mi chiedete tante volte un consiglio su Taniguchi, da che cosa partire. Beh, qui abbiamo il perfetto esempio, Al tempo di papà, che secondo me è uno dei migliori manga scritti da Jiro Taniguchi. Io lo considero un'opera d'arte e lo considero un vero e proprio capolavoro. Pochi manga come Al tempo di papà riescono a farti immergere così tanto nei sentimenti dei nostri personaggi. Un manga fatto di passione, un manga fatto di dramma, un manga fatto di sentimento, fatto anche di tanti rimpianti, che nel corso del manga verranno tutti svelati per darci una interpretazione, un vero significato su tutti gli avvenimenti che sono successi fino a quel periodo. Sicuramente non è un'opera facile, è un'opera che bisogna leggere molto attentamente per coglierne il vero significato. Probabilmente qui di fronte avete l'opera più intima, l'opera anche più poetica che abbia scritto Jiro Taniguchi, molto molto emozionante e chissà che anche ad alcuni di voi non possa toccarvi emotivamente. Jiro Taniguchi è uno degli artisti, uno dei mangaka più importanti del panorama giapponese, quindi se non avete mai letto nessuna delle sue opere e volete avvicinarvi a questo autore, potete benissimo partire dal tempo di papà. Mentre il terzo consiglio è di un manga che diciamo che va a iniziare una serie. Vi sto parlando della saga di Emanon. In questo video vi vado a consigliare il primo volume autoconclusivo che va a comporre questa saga. Vi sto parlando delle Memorie di Emanon, ristampato anche recentemente da Planet Manga. Questo che io lo considero il miglior volume della saga di Emanon. Un manga quasi unico, dotato di grandissima espressività, che si mischia a una storia affascinante, a carattere fantascientifico, che non ha nessun tipo di cliché. Per chi non lo sapesse, questa prima storia ci butta nel 1967, dove su una nave un ragazzo appassionato appunto di racconti fantascientifici, nel suo viaggio in questa nave incontra una ragazza molto enigmatica che si fa chiamare Emanon. I due appunto si conosceranno su questa nave. La ragazza gli andrà a raccontare come lei abbia tutti i ricordi, o meglio la memoria del tutto fin dalla nascita. Del tutto che cosa si intende? Quindi la memoria di come si è nata la Terra, delle forme di vita della Terra e della Terra in generale, andando a
3 miliardi di anni prima. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che in origine la saga di Emanon è una light novel, quindi anche le memorie di Emanon nasce come light novel. Questo è l'adattamento manga, e in questo adattamento troviamo Kenji Tsuruta, grandissimo autore e soprattutto grandissimo disegnatore, con uno stile di disegno super raffinato. Vi mostro qualche sua tavola. A me piace moltissimo, soprattutto mi piace tantissimo il suo livello di dettagli che mette sempre nella realizzazione dei personaggi. Il punto di forza, secondo me, delle memorie di Emanon è la pochezza dei dialoghi. Qui a parlare sono le immagini. Sono queste che danno il significato al manga, sono queste che danno l'interpretazione al lettore su cosa sia effettivamente Emanon, e gli fanno fare un grandissimo viaggio all'interno di queste pagine per scoprire la realtà sui fatti. È un manga che va benissimo a indagare sul valore della vita, va a indagare le incertezze, i dubbi e l'esistenza di ognuno di noi, che in questo caso ci viene presentata come cosa molto soggettiva. Una fantastica storia che non manca anche di quel pizzico d'amore che non fa mai male, anche perché ci viene presentato molto bene e va soprattutto a sviluppare bene. Anche se comunque le pagine non sono tantissime, Kenji Tsuruta è riuscito a fare davvero un buonissimo adattamento manga. Questo lo consiglio soprattutto a chi voglia una storia originale di fantascienza, una storia che difficilmente pecca. E se poi vi appassionate con questo volume autoconclusivo delle memorie di Emanon, potete leggere anche i successivi. Vi ricordo che in totale sono 4 volumi, tutti autoconclusivi. E cambiando di nuovo target e tornando ancora a Josei, il prossimo consiglio è per chi invece voglia una storia sentimentale, un manga d'amore, però molto diverso dai classici manga romantici sentimentali che ci vengono presentati. Questo titolo c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, ma io lo trovo un titolo molto interessante. Vi sto parlando del Gioco del Gatto e del Topo di Setona Mizushiro. Fatemelo passare, perché in realtà è uscita anche una prima edizione che era in 2 volumi. Questa è una all-in-one edition proposta da J-Pop. Vi ricordo che questa edizione all-in-one edition è in un volume unico al prezzo di 14 euro, quindi neanche tantissimo. È un'opera molto controversa. Sappiamo quanto sia brava Setona Mizushiro a scrivere sue manga. È un'autrice che secondo me ha un grande punto peculiare, che è quello di dare ai personaggi un'impronta estremamente psicologica e dettagliata. Riesce ad andare proprio a scavarli in ogni sua opera, fin dentro al loro animo, e secondo me questo viene anche confermato nel Gioco del Gatto e del Topo. Troviamo una storia d'amore che riesce a presentarci una linea di narrazione davvero affascinante. Non è assolutamente una lettura semplice, è una lettura molto dettagliata, che anche questa si va a stratificare all'interno del manga. Non è facile capire al primo colpo, all'interno ci sono anche scene molto spinte. Io l'ho trovato un manga di grandissima crescita interiore, di grandissima crescita psicologica dei nostri due protagonisti. Come è successo anche in altre sue opere, l'inizio è abbastanza lento, ma poi è un manga che ingrana benissimo. Riesce a presentarci una storia elegante, raffinata, drammatica al punto giusto, non lascia nulla in sospeso. E poi lo stile di disegno di Setona Mizushiro, come sempre, anche io lo trovo veramente bello. Si vede proprio che è lo stile di disegno di Setona Mizushiro, è super riconoscibile e ha, secondo me, la propria identità. Vi faccio vedere qualche tavola del manga. A chi lo vado a consigliare? Sicuramente a chi sta cercando una storia matura, perché il Gioco del Gatto e del Topo è veramente maturo, e soprattutto a chi vuole una storia drammatica che può in qualche modo toccarvi e farvi riflettere. Mentre l'ultimo e il quinto consiglio di questo video dei volumi autoconclusivi ricade su manga seinen. Ci trasferiamo direttamente nel Gekiga. Quello che vi vado a consigliare è uno dei titoli più folli, uno dei titoli più pazzi che io abbia mai letto, soprattutto nei volumi autoconclusivi. Vi sto parlando dei Fiori del Male di Hideo Kazaki e Kazuo Kamimura. Volume autoconclusivo molto molto grande, proposto da J-Pop per la collana di Kazuo Kamimura. In questo caso questi due autori sono riusciti a presentarci una storia che va a distruggere ogni tipo di schema. Un dramma questo erotico, che vado a consigliare esclusivamente a chi voglia una storia molto molto forte. Quindi se state cercando di avvicinarvi a qualche tipo di manga un pochino più duro e un po' più complesso, chissà che i Fiori del Male non possa far per voi. Sappiamo che Hideo Kazaki e Kazuo Kamimura ci hanno presentato negli anni 70, nel periodo del Geikiga, una delle pubblicazioni più interessanti di quegli anni 70. I Fiori del Male ne è una conferma, e riesce a fare una bellissima analisi, una bellissima distinzione da chi sia effettivamente il buono e chi sia effettivamente il cattivo. Una storia che va a toccare e va ad analizzare anche temi e argomenti più duri, in questo caso in modo un pochino più freddo, che, attenzione, non vuol dire che sia fatto male, ma uno sguardo molto più cinico per quello che vuole presentarci. Anche il titolo ovviamente non è messo a caso, I Fiori del Male, proprio perché riesce a darci un bellissimo sguardo sulla bellezza e sull'orrore, ce li va a mischiare perfettamente insieme, e leggendolo capirete ovviamente il perché. All'interno del manga vi avviso già che saranno presenti delle scene molto crude. I disegni di Kamimura, come sempre, sono spettacolari, non credo che abbia bisogno di alcuna presentazione. Quello che vuole dirci il manga
è comunicarci un male esteticamente perfetto per quello che vuole presentarci il manga, perfetto però come l'orrore che suscita al lettore. Una lettura non semplice, molto complessa, che consiglio a chi voglia un manga di questo tipo. Quindi per questo video è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, lascia un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!